Wattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherino in questo nuovissimo gameplay. Ebbene ragazzi, un paio di giorni fa, se non erro, è stata pubblicata la demo del remake di Final Fantasy 7. Molti di voi probabilmente sapranno che appunto io non ho mai finito un Final Fantasy, ne ho giocati diversi ma non li ho mai finiti, e Final Fantasy 7 purtroppo non l'ho mai proprio giocato, per cui non mi vedrete legata emozionalmente, ragazzi, a questo gioco proprio per questo motivo. In ogni caso la mia curiosità è tanta, per questo quest'oggi vi sto portando il video su questa demo. Io appunto ragazzi, non avendo mai giocato quello originale, non potrò dirvi quante similitudini ci saranno fra questo remake e appunto il gioco originale. Sicuramente ragazzi, dal punto di vista grafico saranno lontani anni luce, perché stiamo parlando ragazzi di un gioco comunque degli anni 90 se non sbaglio, per cui all'epoca non è che si potesse pretendere chissà che cosa. E nonostante tutto ragazzi, i giochi ci piacevano tanto lo stesso, quindi non perdiamo più tempo e andiamo a giocare. Sceglierò ragazzi la difficoltà facile, perché ovviamente ora come ora non ci interessa avere un certo livello di sfida. Non ho la minima idea di quanto duri la demo, io penso che durerà tipo un'oretta, per cui preparatevi raga. A quanto avevo sempre sentito ragazzi, il 7 era uno dei Final Fantasy più belli, perlomeno uno di quelli che più sono piaciuti. Che bella! Fuggita via. Bravo. Grazie, pezzo di merda. Beh raga, che dire, graficamente si preannuncia veramente spettacolare. Questo personaggio ragazzi è comunque di vista, penso sia conosciuto un po' da tutti. È soggetto a molti cosplay. È soggetto di molti cosplayer ovviamente. Ammazza, che cazzo t'hanno messo in testa? Ma che cazzo? Ammazza, che bestione! Get down here, Merc. Minchia che figo! Wow, spettacolo raga. Attenzione, attenzione. Ovviamente ragazzi, di questi tempi puntano sempre sui remake, perché puntano sulla nostalgia di quelli che li hanno giocati tanti anni fa.
Vediamo un pochettino. Allora, com'è il combattimento? Perché sappiamo, ragazzi, che i Final Fantasy sono sempre stati caratterizzati da combattimenti a turni, per cui secondo me hanno dovuto svecchiare un pochettino questa meccanica. Per attaccare con la spada premi quadrato, tenendo premuto prima di attaccare i fendenti colpiranno i nemici intorno. Ok, ragazzi, infatti niente più combattimenti a turni. Da un lato mi pare un po' ovvio perché, ripeto, non devono svecchiare un po' la meccanica, per quanto comunque anche oggigiorno esistano giochi che ovviamente hanno combattimenti a turni, eh. Però per renderlo forse un pochettino più action, un pochettino più godibile. Grazie, ma perché lasciate tutte le rogne a me? Non ho capito. La barra ATB è indispensabile per usare i comandi avanzati. Due segmenti si riempiono con il trascorrere del tempo in base a come agisci. Prova a colpire il nemico con quadrato. Ok, con triangolo, ragazzi, possiamo usare l'attacco pesante. Consumando la barra ATB puoi usare abilità magie oggetti in battaglia premendo X. Ok. Enough of this. Perfetto. Durante le esplorazioni puoi accedere in qualsiasi momento al menu principale premendo Options. Con invece il tasto tattile apri la mappa della zona in cui ti trovi. Ok. Quando ti avvicini all'icona compi in modo automatico l'azione richiesta dalla situazione, come saltare o accucciarsi. Perfetto, per cui non c'è un comando che ci permette di saltare o accucciarci quando... quando vogliamo. Sì, lasciate fare a me, tanto. Gli attacchi si possono parare con R1 o schivare con cerchio. Parando gli attacchi subisci meno danni e per riempire la barra ATP. Perfetto, ok. Wow. Hola, ragazzi, fermi tutti. Tac. Boom. Che figata. Ok, tutto questo mi piace, mi sta piacendo. Brutte notizie forse, perché sta cosa potrebbe spingermi a comprarlo. Magari a comprarlo al lancio, accidenti. Le musiche, ragazzi, poi vabbè, Final Fantasy sono conosciutissime pure per le loro spettacolari colonne sonore. Premi triangolo per aprire i forzieri che incontrerai sul tuo cammino. Usa triangolo anche per interagire con persone e azionare oggetti. Quando compare l'indicazione premuto significa che per compiere l'azione devi continuare a premere per qualche istante. Perfetto. D'accordo, ecco qua. Perfetto. Ok, quindi tasti per interagire. Ovviamente siamo nella fase iniziale, ragazzi, che quindi ovviamente riguarda il tutorial. Ando state, ragazzi? M'avete lasciato da solo? Le casse di rifornimenti Shinra contengono spesso oggetti utili o macoliti o macolidi, non so, che fanno recuperare energia magica indicata dai punti magia. Per aprirle e distruggerle con la spada premendo quadrato. Ok. Parlano di queste casse? Sì, probabilmente sì. D'accordo, eccomi qua, ragazzi, sono arrivato. Ok. So what's Soldier Boy's deal? Is he one of us now? He's got balls, this what was his name again? Cloud. Cloud Strife. Right. And he isn't a soldier anymore. Okay, still, Cloud. He's a professional, sì. Unlike the rest of us. No next soldier, I'm glad to okay. Have him. Yeah. This is a one-time gig. Ooh. When it's done, we're done. Accidenti. È un tipo acido. È un carattere difficile. C'è da rifarsi gli occhi, ovviamente. Jesse, sono totalmente d'accordo con te, Giustamente, io sono acido, gli altri sono acidi con me. Perlomeno sto bestione lo è. Come on, nobody do something this crazy just for money. They may not think you're a true believer, but you know what I think. Not interested. No. Che a quanto pare è, ragazzi, una sorta di soldato dal cuore di pietra. Sì. Andiamo. Dimmi. You better be worth the money, Merc. Every last gill. Ok, quindi è lui la testa del piano, forse, non lo so.
È lui che mi paga. Perfetto. Non ti deluderò, amico, stai tranquillo. Hai visto quanto so figo? Questo vale per tutto. Spettacolo. Cioè, raga, ma che fighi sono gli effetti di luce? Non so se avete visto come riflette la luce la nostra spada, ragazzi. Cioè, fantastico. Ok, da dove si scende? Da qua, perfetto. Oh. Con R3 puoi agganciare un nemico per prenderlo di mira e colpirlo più facilmente. Premendo di nuovo metti fine all'aggancio, mentre con R o ok tasti direzionali puoi cambiare bersaglio. Perfetto. Cane, cane, cane. Ammazza, oh. È più forte il cane dei soldati stessi. Acci picchia. Looks like you're next. Esatto. Tac. Spettacolo, raga. Pure gli effetti della spada, ma dai. Ma che figata sono. Andiamo. Forse dovrei regolare un po' la luminosità, ragazzi, perché in ambienti così scuri non si vede un cazzo. Il montacarichi, certo. Le informazioni, gestire l'inventario e molto altro. Intanto fatemi gestire la luminosità, perché luminosità dello schermo, eccolo qua. Io direi di aumentarla un po'. Forse è questo il problema. Vediamo un po' se abbiamo risolto la questione. Ok, sì, adesso già va un po' meglio. Perfetto. Andiamo su. Però potreste pure aspettarmi. Ah no, perché fate fare a me tutto il lavoro sporco. Ecco il cazzo che mi aspettate, giustamente. E andiamo, va. Chissà cos'è che devono rubare. Yeah. Io vi guardo le spalle, ragazzi, come sempre. Perfetto, passerà automaticamente. Not so fast. We've got company. Ma va, chissà perché non mi stupisce. Accidenti. Arriva un'altra di ste bestiacce che, per carità, è fighissima. Ok, sarebbe figo provare, ragazzi, a fare qualche magia. Solo che non le abbiamo a disposizione adesso, ovviamente. Siamo appena inizio gioco. Sarebbe chiedere troppo. Facciamo fuori sto segugio, accipicchia. Pure tu devi morire. Mori, mori, mori. Ok, sto facendo un attacco speciale, ragazzi. Figata. Andiamo. Ok. Forse la luminosità è troppa, aspettate. Proviamo a lasciarla a 5, magari. Già così va bene. Ok. Mi piace, raga. Devo essere sincera, fino a mo' mi piace. Anche perché mo' ci vuole. L'hanno reso più action, probabilmente. E questo è un punto a suo favore. Yes. Bam. Wow. Ok, ovviamente, ragazzi, più combattimenti si fanno, più esperienza si accumula. Raga, ma perché non mi aspettate? Ok, premuto. Tieniamo premuto. Ci vuole tanto per abbassare una leva, sì. Eh già. E vabbè. Ok, seguiamo loro. Non so perché il tipo è rimasto da solo. Però va bene lo stesso per noi, no? Wow, dobbiamo entrare lì? Accidenti. Soldiers may attack on command, but I hear they make good guard dogs too. Yes. Bet you've seen a few reactors. So how do we get to the bridge above Mako storage? Ain't holding out on me, are you? Stamp scared to bite the hand that fed him? Or is he a loyal little doggy? Oh. Have it your way, Mutt. We can do this with you, or we can do this without you. Different reactor, different layout. Depends when it was built. Never seen one like this, but I'll manage. Ok, vedremo di darci da fare. Fa niente. Non mi gridare contro, accidenti. 3, 2... Damn, I'm good. Tac. Se ti ho detto che posso farlo, posso farlo. Andiamo in, ecco. Ma perché non sono entrati? It's over. That's my line. Che figo sei, accidenti! Con triangolo ricorri alle abilità individuali di ciascun personaggio. Nel caso di Cloud puoi scegliere tra assetto leggero, incentrato su attacco e difesa bilanciati, e assetto pesante, incentrato sull'offensiva.
Ok, assetto pesante, potenza gli attacchi sacrificando la rapidità di spostamento, permette di contrattaccare automaticamente dopo una parata. Sceglilo al momento giusto ricordando che non potrai parare gli attacchi a distanza e quelli magici, e che le schivate fanno tornare in assetto leggero. Perfetto, quindi se dovessimo scegliere assetto pesante, ovviamente gli attacchi sono più efficaci, però è più lento. Per cui scegliamo assetto leggero in questo caso e ci è andata... benissimo. Ok ragazzi, vi apro io la porta. No, non c'è bisogno. Potevate aprirla anche un attimo fa. Mi avete lasciato da solo, ma perché? Perché devo parlare con te? Ecco, vedi, mi trattano male. Mi trattano tutti male, non è giusto. È così carino lui, perché trattarlo così male? È un po' stronzetto, ma... dai, glielo perdoniamo, no? Dai, It's a good thing I know someone who can get us the passcodes. Pity no one else at command will talk to us, but what can you do? Then we're good. Ok, ci siamo. Careful in there. Andiamo. Noi che fa, rimane qui? I got this place covered. Ok, quindi ogni tanto qualcuno rimane indietro a fare cosa? A controllare la situazione. Non ho capito. Va bene, dai, diciamo di sì. Qua c'è un forziere, me lo apro con piacere. Coda di fenice, ovviamente vari oggetti avranno, ragazzi, varie funzioni. Abbiamo 12 pozioni a cipicchia. Rianima un alleato fuori combattimento e restituisce una quantità ridotta di punti vita. Ok, questo un po' ce l'avevo in mente, diciamo così. Prendo la mappa, puoi controllare la metà della missione in corso e studiare le caratteristiche della zona. Interessante. Allora, va bene, dobbiamo premere insieme? No, devo premere io. So, you know Tifa, right? It's not really my business, but are you guys close? Ma che domande fai? Oh! Domande personali, ma chi vi caga? Non avete il diritto di fare queste domande. Tifa and I. Chi sarà Tifa? Smettila di spingere! Minchia, che maleducato! Oh! Sei proprio antipatico! Oh, poi ridi a me! Poi ridi a me che so acido! Ma... oh. Vabbè. E questo chi è? These sewer rats appear to call themselves Avalanche, sir. Ammazza che tipo. We ma ci stanno guardando. Investigating whether they belong to the same group that made the attempt on your life. Rest assured, our inquiries will not take much longer. This pump's sole purpose is to drain the planet dry. While you sleep, while you eat, while you shit, it's here sucking up Mako. It doesn't rest, and it doesn't care. You do realize what Mako is, don't you? Mako is the lifeblood of our world. Okay. The planet bleeds green like you and me bleed red. Okay. The hell you think's gonna happen when it's all gone, huh? Answer me! You gonna stand there and pretend you can't hear the planet crying out in pain? I know you can! You really hear that? Damn straight I do! Get help. Uh-oh! Say that again! Oh... ok, sono tipo ambientalisti, diciamo così. And more about the next 5 seconds. Save the screaming for later. Questo sì, questo guarda, te lo chiedo anch'io con gentilezza sempre. Però cioè, mi stai a fare una coccia così. Oh oh. Continuano a guardarci, ragazzi, ci stanno spiando. Certo. You listening, Merc? One false move. Oh. And that happens. Well, so much for having Cloud do all the fighting. There are some places a sword just can't reach. Certo. Perché non ci arriva. Just bear with him for me, would you? Yeah. Should have asked for more. Che figo il tipo. È troppo stiloso sto tipo, ragazzi. E dai, Oh!
in azione con Barrett Wallace. Barrett è specializzato negli attacchi a distanza ed è in grado di raggiungere nemici fuori dalla portata della spada di Cloud. Se tieni premuto quadrato, sparerai potenti raschi. Ok ragazzi, stiamo utilizzando Wallace. Con sovraccarico colpisci pesantemente il nemico e per riempire notevolmente la barra TB. Prima di poter usare di nuovo l'abilità devi aspettare che l'arma si ricarichi. Premendo triangolo riduci il tempo di Oh, mira in alto. Ok, vabbè, dovunque tu stia mirando va bene, basta che li fai fuori. Aia, ma che cazzo. Va bene così, dai. Ci siamo? Li abbiamo fatti tutti fuori? No, è ancora lì. Oh, spara a tu sorella la prossima volta. Per affrontare ogni situazione al meglio, cambia personaggio, quindi con i tasti direzionali. Con L2 R2 invece indichi ai tuoi compagni di squadra quali azioni compiere. Perfetto, per cui possiamo cambiare personaggio e in ogni caso magari farci aiutare dai nostri compagni di squadra indicandogli che cosa fare, magari se serve, per cui let's go. Wow, d'accordo, figa sta cosa, quindi possiamo usare più personaggi in base alle loro abilità e questa cosa ci può stare, ci può stare. Look what we have here. The laser security system. Great. Those things will hurt more than your pride if you're careless. They'll cut you down to size and then some. But I'm guessing you've done this kind of thing before. Yeah. Figure out the timing of the lasers. Then make a move when they cycle off. Okay. Exactly. E quindi allora fondamentalmente a che cavolo servono? Cioè se si possono evitare in qualche modo a che servono? Mentre ti muovi durante le esplorazioni tieni premuto R1 e R2 per farlo più rapidamente. Con L3 eviti di dover tenere premuto e continua a muoverti rapidamente finché non ti fermi. Ok, quindi lo scatto praticamente fondamentalmente. Ok, aspettiamo. Presto si spegneranno e voilà, ecco fatto. Continua a dire che allora che cazzarola servono? Cioè sono fondamentalmente inutili. E dai, non mi chiamare così, forza, lasciami in pace. Non so perché, ma c'ho pure le emicranie. E la cosa è abbastanza problematica per me. Ecco, madonna mia. Ci sono passata attraverso, ragazzi, dai, diciamocelo. Aia! Ma cazzarola. Oh! Oh! Ma che cazzo? Vabbè, ma dico io, vabbè, sì, mi sono fatta malissimo. Ah, quindi questi si accendono e si spengono. Ok, perfetto, ok. Avrei dovuto capirlo un attimo prima, ma fa niente, dai. Diciamo che ci sta. E perché non posso usarla? Perché non posso usarla? Vabbè, fa niente, ragazzi, non mi permette di usarla. Ok, ci siamo. Oh, oh. Ammappede. Dovrei sconfiggerlo da solo. Ma che veramente state a dire? Cioè, raga, non ci diciamo cazzate, dai. Oh oh. Ok, dobbiamo fare particolare attenzione perché questo affare può spararci. Per cui direi di cercare di prenderlo sempre alle spalle, fondamentalmente, no? Ok, assetto pesante. Se riesci a riempire la barra di stremo di un nemico, lo renderei temporaneamente vulnerabile. Lo stremo è preceduto da una fase di tensione. Per riempire la barra di stremo più velocemente, sfrutta i punti deboli di ciascun avversario colpendolo con le abilità e le magie più adatte. Ok, quindi uno deve pure fare attenzione a questa cosa, eh. Sono in assetto leggero attualmente. Il nemico stremato diventa vulnerabile e subisce molti più danni. Se sfrutti le abilità individuali di questi in questi frangenti, la barra TB si riempie più velocemente permettendoti di ricorrere ad abilità e magie ancora più potenti. Perfetto. Siamo in assetto pesante, continuiamo a colpirlo. Proviamo ad usare magia. Una magia. Non so cosa fa, però l'ho colpito. Ok, ce l'ho fatta. Grande. Figo, 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 mi piace, mi piace. Lo sai quanti anni hai almeno?
A soldier's rank could be the same as his age. Mm-hmm. Guess that makes you a 1-year-old, huh? Live and learn. Ma va. Chissà, non ha saputo rispondere, ragazzi, manco alla domanda a quanti anni hai. Strano, strano. Ci siamo, è lì che dobbiamo arrivare. Ok. That's our target, the reactor core. Gotta set the bomb at the bottom. Bene, è una parola, arrivarci, zia. Ok. Andiamo! Yuhu! Più rapidamente non possiamo. Non lo so, vabbè, a quanto pare no. I can practically taste Tamako in here. Hurry it up. Se lo dici tu, amico. Se lo dici tu, mi fido di quello che mi dici tu, guarda, non vorrei mai più contraddirti, Scared, huh? More like excited. I've been dreaming about this for years. Ok. E finalmente tutto ciò è possibile grazie a me. Ci siamo? Ah, ok, lei si ferma qua. D'accordo. Ok, non possiamo andare fuori dall'area, ragazzi, della missione. Va bene così, scendiamo. C'è un modo per farlo più rapidamente. Ok, sì. Andiamo, va. Qua ci sono già dei nemici. Vai, amico, vai. Vabbè, niente, io intanto faccio il mio, pure tu. Cerca di fare un po' il tuo e non mi lasciare da sola. Ok. Oh, oh, perfetto. Di quello se ne occupa lui. Tanto io non ci arrivo manco per il ca. Continuiamo a scendere. Di sicuro troveremo di fronte a noi altri nemici, Ma va. Forza, amico, forza, aiutami. Ok, mettiamoci in assetto leggero. Tanto contro questi nemici direi che basta e avanza. Ok. Bene, bene, bene. Bene, bene, bene. Bene, 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 bene. Andiamo, andiamo, andiamo. Scendiamo, scendiamo, scendiamo. Yuhu, yuhu. Tenendo premuto R1 posso scendere così velocemente. Ma non so perché questa mi dà tanto di zona di boss, amico, quindi fossi in te non festeggerei poi così tanto. Ho un brutto presentimento al riguardo, ma fa niente. Ce l'hai tu la bomba, amico? La piazzi te la bomba? All right. Let's see if little Stamp really can bite the hand that feeds. Ma perché devo metterla io, scusa? Prove to me you're the man Tifa says you are. That you're one of us. Never said I was. I'm just here for the paycheck. Then do the damn job! Cazzo ridi. Oh oh, ancora l'emicrania? What's wrong? I'm fine. What about the timer? Your call, Merc. Oh merda. Per arrivare qui penso che ci abbiamo messo più di 20 minuti, ragazzi, perché comunque io sto registrando da almeno mezz'ora, per cui penso che sia il caso di mettere mezz'ora. That long enough for you? Zio. Il tempo di poter uscire, eccolo là, lo sapevo. Ma che vuoi da me, oh? Heads up. Oh, merda. Eccolo là. Perché deve avere la forma di un ragno? Perché? It's got reinforced armor plating, but the internals can be overloaded. Lightning magic. Ok, con la magia. Oh, cazzarola. A chi devi sparare, oh? Ok, così non va, mi sa, così non va, per cui proviamo ad usare un po' di magia. Contact. Oh!
Ok, così non è che gli facciamo poi tanti danni, però forse magari così sì. Tac, tac. E intenzione, ragazzi, sta per raggiungere lo stremo. Avanti così. Aia, mi ha acchiappato. Alcuni nemici sferrano attacchi immobilizzanti che impediscono temporaneamente di agire innescando una fase di stasi. Gli attacchi immobilizzanti non possono essere parati, ma vi si può ovviamente cambiando personaggio. Ehi, zio! Spara qua! Aia, minchia. Ha colpito Cloud, malissimo. Ando vai che scappi! È più arrabbiato del solito. Toma. Oh. Non so se questo serve a molto effettivamente, però. Oh, cazzo. Aiuto. Vabbè. Oh. Ragazzi, c'ha una sorta di... Non so se si è messo una sorta di scudo o che cosa. Sì. Vieni qua, pezzo e merda. Pizza e merda. Vieni qua, sovraccarico. Avanti così. Aia, ma cazzarola. Mi ha bloccato l'attacco sto stronzo. Raga, sarà difficile. Oh, aspettate. Ok, danni di tuono. Proviamo, magari sono utili. Oh, può essere utile. Ok, non posso usarle. Ok, per ora ho potuto usarlo solo una volta. È allo stremo, forza così. Dai, boom, è andato via di nuovo. Ma che cavolo. Che cos'è quello? Oddio, che ci devi fare con quello? Oh, merda. Ma che cazzo fai? Minchia, se è pericoloso il pezzo di merda. Oh, oh. Ma che cazzo. Dove, dove? Ah, minchia, dovevo andare di là. Corri, no, corri, Cloud. Che cazzo. No, 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 non ci siamo proprio. Dovevo arrivare prima qua. Tac, tac, tac. E vabbè. È dura, raga, è dura. Proviamo ad usare una pozione finalmente, direi che è il caso. Quando l'energia vitale si riduce sensibilmente è il momento di recuperare con appositi oggetti o magie, ovviamente. Infatti era quello che stavo cercando di fare. Oh, ma che cazzo. Ok, alle zampe non gli faccio proprio una ciffa di niente. Oh, oh. Oh, merda, minchia, ma non me l'hai messo allontanata. Ah, ma che cazzo. Dichiara che è fortissimo. Oh. Spara, amico, spara. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Vabbè. Già. Il nuovo laser. Oh, no. Via. Oh, cazzo. Minchia. Che culo, meno male. Dai, attaccalo, amico, attaccalo. Direi di fargli usare, ragazzi, la magia di tuono, perché magari è utile contro un nemico, non so come si può, meccanico, ecco. Definiamolo così. È allo stremo, eh. Quando la barra è al massimo puoi utilizzare potentissime abilità limite che non consumano la barra ATB. Perfetto. Dov'è la nostra la nostra abilità limite? Oh, abilità limite, eccolo qua. Colpo incrociato, forza Cloud. Spettacolo. Oh, ammazza che bomba. Ammazza che bomba. Oh oh, si è arrabbiato. Ancora. Oh Gesù, ma che cazzo stai a combinare. Oh, non vedi che stai distruggendo. Oh, oh, oh. Oh no. Minchia, si autoripristina. Ma che cazzo. Madonna santa. E dai, dai, dai amico, dai. No, che cosa ho fatto? Non so che cosa ho fatto. Arto sinistro, ok, perfetto. Dobbiamo averglielo spaccato, quindi rimane l'altro. Ah! Oh,
su. Oh, merda. Oh, non vedi che macello che stia a fare? Cazzo. Si è attivata. Ah, lo sapevo, meno male che avevo messo 10 minuti in più, cazzo. Wow, minchia che epico. Che epico tutto ciò. Eh sì, il punto è... già. Il punto è che dobbiamo andarcene. E meno male che avevo messo mezz'ora, ragazzi, Meno male che la mia fifarella è servita a qualcosa. Forza e coraggio, amico, forza e coraggio. Più in fretta, più in fretta, più in fretta. Abbiamo la morte attaccata alle chiappe. Se non andiamo via, esploderemo insieme a tutto questo. Via, via, via. Vabbè, oh. Ma pure questi cazzo di cosi ci si devono mettere. Lasciatemi in pace, raga. Non vedete che stiamo fuggendo via? Comunque è bello, ragazzi, veramente, Non me l'aspettavo così figo. Vi dico proprio la sincera verità. Andiamo via, oh. Oh, no. Oh, mio Dio. Oh, oh. Dov'è la ragazza? Oddio, non so dove devo andare. Di qua? Ah, ok, meno male. Dai, dai, dai. Meno male che non te la sei rotta, zia. Certo. Ci penso io, amico, tranquillo. Si scende? Si scende! Andiamo. Whee! Certo, certo, ti sto dietro. Avanti. Oh, oh, piano, piano, piano. Non vorrei cadere lì sotto. Hop. Oh. Certo, certo, c'è un forziere. Che faccio? Lo lascio qua. Che ansietta. Ce la dobbiamo fare, dai. Vai, vai. E infatti te l'hai vista zitto. Ok. Anche il nostro amico sta salendo da lì. Ce la famo, ce la famo. Dai che ce la famo. Ho messo 30 minuti apposta per questo. Via. Oh. I've got Soldier Boy with me. Ex Soldier Boy. Ancora questa storia. Soldato, non soldato, non sono più un soldato, cazzarola. Mori, amico, mori. Via. Bam. Andiamo. Ok. Lo so, è tu che mi avevi detto male perché avevo messo mezz'ora la bomba. Povero scemo. Via. Andiamo. E te pare. No. E che palle. Boom, 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 boom. Ok, è lo stremo. Forza, forza. Ok, usiamo una magia, ragazzi. Tac. Perfetto. Dove si va? Di qua. Perfetto. Il forziere penso che lo lascerò, dai. Abbiamo fin troppa fretta di squagliarcela dappertutto. Che pensi, mio zio? Ok. Perfetto. Finito? Andiamo, andiamo, andiamo. Seguimi, seguimi, seguimi. Non so dov'è l'uscita, ma basta seguire la strada, insomma. Questo sì, ragazzi, ovviamente il gioco comunque è fondamentalmente guidato nel suo percorso. Perlomeno adesso lo è, quindi in questa fase lo è, quindi. T'ha fatto cagare addosso, eh? Assetto leggero. Minchia, ma chi è questo? Che cazzo. Andiamo? Si esce di qua, amico, andiamo. Continuiamo a salire, salire, salire. Vabbè, oh. Dai, è un altro di questi. Setto leggero, dai, dobbiamo essere più veloci e micidiali. Aia.
scemo! Mario! E dai, vai amico, vai, colpisci! Oh! Ma che cazzo? Mario ci picchia. Ok, ci siamo? Possiamo procedere? Ah no, ci sono altri laser. Se non occuperà il nostro amico, almeno speriamo. Oh! Amico! Ma che cazzo fai? Muovite! E che cazzo? Ok, andiamo via. Ci siamo. Ascensore! Via. Che culo, zio. Perché è servito? Se si distruggerà tutto? Sir. Madonna. Hanno volontariamente finito di distruggere il resto. Non so perché. Forse per fermarci, per fermare noi. Non lo so. Hai paura, amico? Ci sta, ci può stare. Andiamo, Claudio. Dai! Ok. Sta per crollare tutto, ragazzi. Questo è chiarissimo. Via. Oh, vabbè, zia, però. If I couldn't, believe me, you'd be the first to know. I'll take that as a yes. Oh, Gesù. Minchia, che figo. Okay, that's pretty cool. Yeah. All right, come on. C'ho pure super abilità, dai. Spettacolo. Minchia, che botto. Oh! Niente più energia. Ai. Ce l'hanno fatta. Ok. Wow. Bello, ragazzi, davvero. Vi giuro che non me lo aspettavo così figo. Perché appunto Final Fantasy, ragazzi, essendo stati sempre comunque giochi a turni, non sapevo se appunto aspettarmi magari comunque anche questo remake con scontri a turni, e a me questa cosa non mi ha fatto mai impazzire, quindi ho iniziato a giocare questa demo un po' col dubbio, diciamo così. Però come vi dicevo, hanno cercato di rendere il tutto più action, comunque con meccaniche tipiche di Final Fantasy, infatti col menu che riguarda l'utilizzo di magie, l'utilizzo di oggetti, e probabilmente hanno cercato di rendere comunque il tutto più interessante, anche la questione di poter utilizzare gli altri personaggi e di utilizzare le loro abilità nel momento in cui servono. Per cui secondo me ne vale la pena, e sono rimasta piacevolmente colpita, e per cui non so dirvi se lo comprerò al lancio. Magari sì,
Magari sì, non lo so ragazzi, non so manco se potrebbe interessarvi una serie su questo gioco, perché comunque Final Fantasy hanno la loro fanbase, ma per il resto non sono molto seguiti, credo, come Let's Play, per cui questo poi ragazzi magari sta a voi farmelo sapere. Quindi direi che questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un abbraccio a tutti ragazzi, la giocherina, ciao!